Buongiorno a tutti, sono Gabriella Rago della sezione Via di Ispra. Benvenuti al nostro appuntamento di approfondimento e condivisione delle conoscenze in merito alla valutazione di impatto ambientale. Ormai questi appuntamenti stanno per volgere quasi alla conclusione, infatti vi ricordo l'appuntamento di prossimo venerdì con la valutazione di impatto sanitario e la giornata conclusiva di mercoledì 31 marzo con la valutazione di incidenza. Nei giorni scorsi abbiamo approfondito i fattori ambientali, quindi la popolazione e la salute, la biodiversità, il suolo, l'uso del suolo e il patrimonio agroalimentare, la geologia e le acque, l'atmosfera, aria e clima, il sistema paesaggistico, quindi il paesaggio, il patrimonio culturale e i beni materiali. Oggi approfondiremo invece gli agenti fisici. Il rumore e le vibrazioni, i campi elettrici ed elettromagnetici, le radiazioni ottiche e le radiazioni ionizzanti. In più, oggi è previsto anche un focus sul rumore subacqueo, un focus che rientra anche nel nostro documento che abbiamo pubblicato. A presentarci gli agenti fisici ci saranno i colleghi Francesca Sacchetti, Giuseppe Marsico e Fabrizio Borsano, colleghi della struttura Valdi AGF, che da sempre ci hanno supportato nelle valutazioni di impatto ambientali per gli agenti fisici. Ricordiamo inoltre che a monte di questo programma di incontri, il nostro obiettivo ovviamente è quello di diffondere la conoscenza di questo strumento, che è la valutazione di impatto ambientale. Non a caso, come già è stato preannunciato la scorsa volta, il nostro impegno proseguirà nei prossimi mesi con due progetti. Uno è un corso di learning sulla VIA che partirà da settembre e un altro invece è una vera e propria piattaforma web di dati ambientali derivanti dalle procedure di valutazione di impatto ambientale, proprio per evitare la dispersione del patrimonio di conoscenza degli studi di impatto ambientale che fino a questo momento abbiamo raccolto, al fine di favorire quindi la consultabilità a tutti i soggetti interessati. In questo percorso di aggiornamento, la sezione Via di Ispra, all'interno del Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale, ha dato il suo contributo, mettendo a frutto l'esperienza maturata negli anni, a supporto e nell'affiancamento della Commissione Via, del Ministero dell'Ambiente, con la proposta di questo documento, che è uno strumento per gli estensori di studi di impatto ambientale, ma anche per i valutatori. Ricordiamo che le norme tecniche da noi proposte sono in attesa di adozione formale tramite provvedimento normativo da parte del Ministero dell'Ambiente, oggi Ministero della Transizione Ecologica. Vi invitiamo inoltre a partecipare attivamente a tutti, i nostri incontri, così come avete fatto fino a questo momento, ponendo anche delle domande ai nostri relatori nella chat di Zoom. Qualora non potessimo rispondere a tutte le domande, sicuramente, le posteremo in un secondo momento sulla, pagina dedicata ai webinar del nostro sito Ispra, insieme alle slide di presentazione, di tutti i relatori, alla, giornata che è stata registrata e al programma di tutti i webinar. Inoltre vi ricordiamo che abbiamo aperto una casella di posta dedicata denominata Lasciate un feedback via chiocciolaispraambiente.it, dove potete inviarci eventuali suggerimenti, proposte o criticità riscontrate al fine di poter migliorare il servizio offerto. Ci sono già arrivati diversi suggerimenti e anche tanti complimenti e vi ringraziamo. Suggerimenti c'è, per esempio, chi ti consiglia di scrivere delle linee guida specifiche per ogni matrice ambientale, a chi ci suggerisce di pubblicare anche una versione ebook al fine di agevolare la lettura ricorrendo a dispositivi di tipo e-reader. Quindi, come ben vedete, i suggerimenti sono veramente i più svariati, pertanto benvengano tutti al fine di migliorare la nostra comunicazione. Vi ringrazio inoltre anche per la partecipazione che c'è stata fino a questo momento, anche perché abbiamo superato oltre le 5.000 visualizzazioni. Vi ricordiamo infatti che le giornate sono in diretta, ma possono essere anche riviste on demand su YouTube. Pertanto, terminate le comunicazioni di servizio, passo la parola ai colleghi e ci sarà la dottoressa Francesca Sacchetti,
che introdurrà il rumore e le vibrazioni. Seguirà poi il dottor Giuseppe Mastico con i campi elettromagnetici e le radiazioni ottiche e concluderà con il focus sul rumore subacqueo il dottor Borsani. Grazie e buona visione. Buongiorno. Buongiorno, sono Francesca Sacchetti, ora condivido lo schermo con voi. Si vede? Sì. Ok, perfetto, buongiorno. Allora, io presenterò nell'ambito degli impianti fisici le componenti rumore e vibrazioni. Allora, questa è una scaletta dei macro argomenti che devono essere affrontati nell'ambito di uno studio di impatto acustico e devono essere necessariamente presenti quando si predispone lo studio. Il tempo a disposizione oggi non è tantissimo, gli argomenti invece sono tanti, quindi io su alcune diapositive sarò veloce, comunque poi i contenuti saranno messi a disposizione, quindi questo i contenuti saranno quindi condivisi. Quindi fondamentali sono questi macro argomenti: l'analisi dello stato dell'ambiente, lo scenario di base, l'analisi della compatibilità dell'opera, l'individuazione di eventuali misure di mitigazione e compensazione e poi la predisposizione del progetto di monitoraggio ambientale. Per quanto riguarda la componente rumore, le analisi devono quindi considerare la tipologia di sorgente, individuata anche ai sensi della legge quadro e dei decreti attuativi, la sensibilità acustica del contesto in cui l'intervento si inserisce. Le analisi devono consentire un confronto tra lo scenario acustico prima della realizzazione dell'opera, lo scenario ante operam, e a seguito della realizzazione dell'intervento. Deve essere in qualche modo volta alla previsione delle modifiche e delle interferenze introdotte dall'intervento di progetto, devono essere riferite agli intervalli di tempo e descrittori acustici indicati dalla normativa. La compatibilità dell'intervento o dell'opera quindi prevede il rispetto dei valori limiti indicati dalla normativa, quindi è fondamentale la conoscenza della normativa acustica. Sinteticamente, la normativa nell'ambito dell'acustica ambientale si basa sul caposaldo che è la legge quadro sull'inquinamento acustico, che stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno, dell'ambiente abitativo, dall'inquinamento acustico, e definisce tutta una serie, diciamo, di questioni: cos'è l'inquinamento acustico, cos'è ambiente abitativo, quali sono le sorgenti sonore che devono essere valutate, i valori limiti, e quindi definisce anche le diverse tipologie di valori limiti, e naturalmente nell'ambito della disposizione in materia di impatto acustico dice anche espressamente che i progetti sottoposti a valutazione di impatto devono essere realizzati in conformità alla esigenza di tutela dell'inquinamento acustico. Inoltre individua una specifica figura che è quella del tecnico competente in acustica ambientale, l'unica figura in Italia deputata a fare una serie di cose: le misure, le progettazioni degli interventi di bonifica, quindi la predisposizione dei piani di sanamento e anche la classificazione acustica. Quindi lo studio di impatto acustico deve essere redatto necessariamente da un tecnico in acustica ambientale. Ai sensi della legge 42 del 2017 è stato istituito l'elenco nazionale dei tecnici competenti in acustica ambientale. E questo è in maniera molto, diciamo, veloce un inquadramento di tutti i decreti di attuazione della legge quadro relativi alle infrastrutture di trasporto e le altre sorgenti di rumore. Ho messo questo specchietto riassuntivo per evidenziare la complessità dell'apparato normativo e per evidenziare che diverse tipologie di sorgenti hanno specifici regolamenti di esecuzione e quindi vengono individuati specifici valori limite. Quindi, in sintesi, cosa bisogna fare quando si va ad analizzare lo stato dell'ambiente in termini di scenario di base? Si deve individuare innanzitutto un'area di influenza, come quella porzione, diciamo in maniera sintetica, in cui la realizzazione dell'intervento comporta necessariamente una variazione dei livelli di rumore. All'interno di questa devono essere individuati tutti gli elementi naturali, artificiali, presenti, che vanno ad influire sul clima acustico e soprattutto le altre sorgenti sonore presenti. All'interno dell'area di influenza vanno individuati i ricettori acustici.
vanno individuati sia a livello cartografico ma anche tabellare. Per ogni ricettore deve essere definita la tipologia e le destinazioni d'uso. Perché? Perché naturalmente è in funzione della tipologia che vengono anche individuati i valori limite, non solo in funzione della tipologia, ma anche in funzione della sorgente acustica che stiamo ad analizzare. Infatti, per le infrastrutture di trasporto si devono individuare le fasce di pertinenza e i valori limite che devono essere rispettati dalle stesse all'interno delle fasce di pertinenza e all'interno delle fasce di sovrapposizione tra infrastrutture di trasporto che concorrono al livello di rumore ambientale. Quindi vanno individuati i limiti delle rispettive fasce, i limiti di zona nelle fasce di sovrapposizione e all'esterno delle fasce di pertinenza i limiti definiti dai piani di classificazione acustica, perché le infrastrutture di trasporto hanno sì limiti specifici nelle fasce di pertinenza individuati dai regolamenti di esecuzione, però devono concorrono al raggiungimento del limite assoluto di emissione al di fuori delle stesse. Le altre opere, gli altri impianti, le attività produttive, quindi oggetto di valutazione di impatto ambientale, devono invece rispettare i limiti stabiliti dai piani di classificazione acustica. O nei casi i comuni non hanno il piano di classificazione acustica, i limiti definiti dal DPCM del 1 marzo del 91. Naturalmente per queste opere valgono i limiti di emissione e di immissione individuati dalla classificazione acustica e laddove applicabili i limiti di immissione differenziale. Anche in questo caso, nell'ambito di uno studio di impatto di un'attività produttiva, devono essere individuate anche le potenziali infrastrutture di trasporto connesse all'opera che, comunque, con il traffico indotto, producono comunque una variazione del clima acustico potenziale. Anche in questo caso, per quelle fasce, diciamo, per quelle infrastrutture di trasporto, vanno individuati gli specifici valori limiti all'interno delle fasce. Quindi questo per evidenziare che, individuato il ricettore, non sempre, diciamo, è istantanea l'individuazione del limite. Vi riporto, diciamo, in questa schermata due immagini collegate ad un'opera, diciamo, di una certa importanza, che aveva degli interventi infrastrutturali importanti in termini sia di collegamenti stradali che collegamenti ferroviari. In questo caso sono state individuate le fasce di pertinenza, come evidenziate da diverse colorazioni, delle diverse infrastrutture, le aree di sovrapposizione delle fasce di pertinenza, i corridoi indagini, l'area di studio che, come vedete, è un'area individuata praticamente, l'area di influenza, un'area individuata dal tratto a penna blu. E quindi all'interno di questa importante area territoriale sono stati censiti tutti i ricettori presenti, classificati con diverse colorazioni in funzione delle destinazioni d'uso e quindi correlati alla loro, diciamo, posizione all'interno nell'area di influenza e individuati anche con i valori limite. Siccome appunto all'interno di questa area di influenza sono individuate anche le fasce di pertinenza stradali, lo studio ha previsto anche una sovrapposizione anche dell'area di influenza con le classificazioni acustiche. Al di fuori infatti delle fasce di pertinenza valgono i limiti delle classificazioni acustiche. In questa seconda, nell'immagine a destra, sono riportate le classificazioni, diciamo, la classificazione acustica di un territorio che è in parte classificato, perché è in parte correlato ad un comune che aveva un piano di classificazione acustica ai sensi del DPCM 14/11 del 97, ed è il territorio sottostante invece privo della classificazione acustica ai sensi della legge quadro del DPCM del 14/11/97, e quindi i cui limiti acustici sono individuati ai sensi della DPCM del 1 marzo del 91. Quindi una volta che in qualche modo viene individuata l'area di influenza, vengono caratterizzati, individuati tutti i ricettori presenti nell'area di influenza con i valori limite, riportati cartograficamente, identificati con un codice, che è lo stesso codice che deve essere riportato in tabella all'interno della quale sono classificati, elencati tutti i ricettori, e molto spesso le tabelle devono comunque riportare anche per ogni ricettore anche i diversi piani, perché la valutazione a livello dei livelli di rumore ai ricettori deve essere fatta su tutta la facciata più esposta al ricettore, deve essere descritto il clima acustico allo stato attuale, ovvero deve essere caratterizzato lo scenario anteopera. Come si fa? Si fa generalmente andando quindi a misurare, quindi a effettuare sopralluoghi mirati, misure fonometriche mirate presso i ricettori individuati. Nel caso di
grandi opere, quindi opere con un'estensione territoriale piuttosto importante, si scelgono, diciamo, dei ricettori specifici che vengono individuati prioritariamente tra quelli sensibili, che la norma individua, per esempio, come gli ospedali, le case di cura, le scuole, o quelli più esposti all'intervento, perché magari sono a fronte o vicini quindi all'intervento di progetto, presso i quali quindi vanno effettuate delle misure che devono essere naturalmente effettuate rispettando quindi i criteri previsti dai decreti specifici che individuano le tecniche di misura, in questo caso il DM, in questo caso per l'infrastruttura di trasporto stradale, il DM 16 marzo del 98. Naturalmente può essere anche effettuata una valutazione modellistica, che è da privilegiare quando si ha un'infrastruttura, per esempio, che ha un'estensione, diciamo, importante. Naturalmente le misure sono comunque sempre effettuate, perché la valutazione modellistica deve essere supportata da misure che servono per calibrare il modello. Il clima acustico, quindi, che rappresenta lo scenario attuale, deve essere quindi rappresentato cartograficamente attraverso magari mappe di rumore, che devono essere presentate sia per quanto riguarda i due periodi di riferimento della normativa, quindi il periodo diurno e il periodo notturno, come sopra riportato, come sotto riportato. È evidente in questa nella figura a sinistra, nella prima figura a sinistra, che in questo caso l'infrastruttura, diciamo, di studio era l'infrastruttura di trasporto, e vengono l'infrastruttura di trasporto stradale, vengono individuate le altre infrastrutture di trasporto, praticamente in questo caso altre strade, all'interno della sua area di influenza, e vengono caratterizzate modellisticamente sia i livelli nel periodo diurno e nel periodo notturno. Le misure molto spesso servono anche a identificare eventualmente, e vengono anche effettuate presso altre sorgenti di rumore ricadenti all'interno dell'area di influenza, per verificare anche, diciamo, se tali sorgenti sono effettivamente significative, quindi sono concorsuali alla valutazione del clima acustico. Effettuata quindi una valutazione dello scenario ante operam, si passa alla previsione degli impatti. Sia gli impatti dovuti alla realizzazione dell'opera stessa, quindi alla cosiddetta fase di cantiere, sia lo scenario post-opera, propriamente detto. La previsione degli impatti è effettuata attraverso l'utilizzo di un modello di calcolo. Il modello di calcolo deve essere comunque necessariamente descritto anche nel dettaglio, quindi deve essere valutata e descritta la configurazione di calcolo, l'algoritmo di calcolo e tutti i parametri che caratterizzano la sorgente sonora e il mezzo di propagazione. Per essere utilizzato effettivamente, quindi per poter in qualche modo essere utilizzato nella previsione degli impatti, il modello di calcolo deve essere calibrato. Calibrato il modello di calcolo, questo ci permette quindi di stimare i livelli acustici su tutti i ricettori individuati nell'area di influenza. In che condizioni? Nelle condizioni naturalmente a regime o di massima emissione, perché le previsioni degli impatti in via precauzionale vengono fatte nelle condizioni di massima emissione. Anche in questo caso gli esiti dell'analisi modellistica devono essere rappresentati cartograficamente, e anche in una tabella devono essere riportati per ciascun ricettore individuato anche i livelli stimati in facciata. Questo permetterà anche di valutare un confronto con i limiti che vengono calcolati, con i limiti normativi, ed individuare appunto nello specifico i ricettori presso i quali, diciamo, sono potenziali superamenti dei limiti stessi, i ricettori critici. Nella previsione della fase di cantiere, naturalmente la modellizzazione deve permettere, quindi deve essere efficace, deve permettere la caratterizzazione acustica di tutte le sorgenti di rumore presenti, macchine, attrezzature, impianti, i vari flussi di traffico, la movimentazione delle merci, e la stima previsionale deve essere fatta nelle condizioni di cantiere più critiche, considerando tutte le sorgenti, i macchinari, gli impianti previsti e il traffico dei mezzi pesanti. Questa a destra è un'immagine che riporta praticamente l'impatto nell'area delle fasi di cantiere, e anche in questo caso l'immagine riporta anche gli interventi, diciamo, attuabili nel cantiere per mitigare gli impatti. Quindi anche in questo caso l'impatto del cantiere deve essere rappresentato cartograficamente, e su tutti i ricettori individuati devono essere valutati i livelli acustici prodotti dalle attività di cantiere. Sinteticamente, cos'è un modello di calcolo? Praticamente il modello deve permettere di stimare i livelli di pressione sonora
e naturalmente i livelli di pressione sonora dipendono dalle caratteristiche della sorgente, dalle caratteristiche del mezzo in cui il rumore si propaga. Sinteticamente l'equazione fondamentale è quella che viene evidenziata, cioè i livelli di pressione dipendono dai livelli della potenza sonora della sorgente, dalla direttività della stessa, da una serie di parametri che vanno a valutare diverse attenuazioni, quelle che sono in qualche modo influenzanti il clima acustico. Fondamentale l'attenuazione per divergenza geometrica, quindi funzionale della distanza da ricettore, l'attenuazione per assorbimento atmosferico, l'effetto di riflessione assorbimento che ha il suolo, o anche l'effetto di diffrazione di ostacolo che gli eventuali, diciamo, elementi artificiali o naturali presenti nell'area possono effettuare, e l'effetto di attenuazione dovuto ai gradienti verticali di temperatura e di velocità del vento che influenzano in maniera significativa, diciamo, i livelli acustici quando il ricettore, diciamo, è posizionato a una certa distanza dalla sorgente. Quindi è fondamentale che questo modello di calcolo così generico debba in qualche modo essere, per essere implementato, debba in qualche modo essere corredato da tutti i parametri che descrivono la sorgente e il mezzo. È fondamentale, lo ripeto, che per essere utilizzato nell'ambito di un'analisi, il modello debba essere in qualche modo opportunamente calibrato. E la calibrazione del modello è effettuata confrontando gli esiti delle misure con gli esiti delle stime di calcolo, cercando appunto di minimizzare lo scarto tra la misura e il valore calcolato. Attraverso una procedura anche codificata da norma UNI è possibile quindi calibrare correttamente il modello. Un modello calibrato è un modello naturalmente che in qualche modo risponde correttamente, mi rappresenta in maniera corretta la mia situazione, diciamo, modellizzata, il mio scenario previsionale. Sinteticamente, le diverse sorgenti hanno bisogno di diversi parametri, quindi la caratterizzazione acustica delle sorgenti è funzionale alla diversità delle sorgenti. Naturalmente, per le infrastrutture lineari, devo individuare i tratti omogenei per valori di flusso, devo riferirli al traffico medio previsto, al regime, devo individuare le modalità di transito e la tipologia di infrastruttura. Quindi, nei tratti di stradali, per esempio, devo suddividere il traffico per periodi della giornata, per categorie di veicoli, devo definire la velocità media per tipologia di veicoli, la tipologia di tracciato e manto stradale. Per i tratti ferroviari, invece, devo individuare il numero di convogli in transito, suddiviso anche in questo caso per i periodi della giornata e per la tipologia di convoglio, le velocità e le caratteristiche di rugosità o le caratteristiche proprio del materiale rotabile. Per quanto riguarda invece le infrastrutture aeroportuali, il modello in qualche modo prevede che vengano specificate le traiettorie di decollo e di atterraggio in proiezione orizzontale e profilo verticale, i dati di traffico aereo, le entrate in esercizio e a regime, secondo una distribuzione oraria giornaliera e settimanale o relativamente alle settimane più trafficate, perché nella valutazione del cosiddetto indicatore di valutazione di aeroportuale, l'LVA, sono, diciamo, previste la individuazione nei tre quadrimestri delle tre settimane attività produttiva, deve essere previste, deve essere identificate, descritte tutte le attività, i cicli tecnologici degli impianti, le apparecchiature presenti e tutte le opere, diciamo, le operazioni, diciamo, connesse alle attività stesse, quindi la movimentazione dei mezzi, le operazioni di carico e scarico delle merci, la viabilità di servizio e quindi tutte le attività connesse. Naturalmente di ogni sorgente si devono individuare la localizzazione, il livello di emissione sonora e l'eventuale direttività, e le condizioni periodi di funzionamento, ed eventuali attenuazioni prodotte da, diciamo, partizioni divisorie o locali confinati. Nell'ambito di quell'area di influenza di cui parlavamo sopra, di quella, diciamo, progetto collegato a infrastrutture ferroviarie e stradali, vi rappresento, diciamo, la mappa acustica nello scenario post-operam relativo, con l'individuazione appunto delle fasce di pertinenza e le colorazioni che sono collegate ai livelli di rumore stimati. Queste sono due, diciamo, viste 3D della stessa praticamente infrastruttura di trasporto, la cui stima e la cui rappresentazione cartografica è una mappa orizzontale. Queste sono viste 3D della stessa in simulazione acustica nel periodo diurno e nel periodo notturno. E questa invece è, diciamo, sinteticamente una rappresentazione cartografica della stessa infrastruttura di trasporto in cui vengono individuati anche gli interventi di mitigazione. Che succede? Quindi i superamenti dei limiti acustici devono in qualche modo
essere, devono in qualche modo far, essere, diciamo, superati per rendere compatibile un'opera, quindi devo prevedere degli interventi di mitigazione che in qualche modo mi minimizzano i superamenti o mi facciano rientrare l'opera all'interno del rispetto dei valori limite. Quindi devono essere individuati gli interventi di risanamento, di mitigazione, individuati in termini di tipologia, di ubicazione, quindi devono essere rappresentati cartograficamente e devono essere valutati anche in termini e descritti anche in termini di caratteristiche dimensionali ed acustiche. Il modello ci permette di fare questo, ci permette quindi di fare una stima, ma di anche progettare gli interventi di mitigazione individuandoli specificatamente sul territorio in termini di diciamo estensione, in lunghezza, in diciamo altezza, ma anche definendo le caratteristiche acustiche degli stessi, magari in termini di coefficienti di assorbimento, che mi permettono in qualche modo di essere più efficaci, di essere comunque efficaci nel contenimento dell'inquinamento acustico. Alla rappresentazione cartografica, quindi della condizione di post-opera, post-mitigazione, deve comunque essere correlata una tabella che riporti quindi in maniera sintetica per ogni ricettore individuato, per tutte le facciate, per tutti i piani di ogni ricettore, i livelli acustici, i valori limite, i livelli acustici anteopera, i livelli acustici post-opera e i livelli acustici post-mitigazione, per evidenziare effettivamente il rientro o meno dalle criticità acustiche e eventualmente anche criticità residue che devono essere comunque affrontate dal proponente l'opera. Sinteticamente una schermata che riporta una scheda sintetica dell'impatto acustico viene effettuata molto spesso per grosse infrastrutture, quindi che hanno tantissimi ricettori, una valutazione complessiva di quella che è la bontà, diciamo, dell'intervento e quindi di come evolvono praticamente i livelli acustici per le diverse la popolazione esposta, ovvero come evolvono i diversi livelli acustici in funzione naturalmente degli interventi previsti. Ultimo, diciamo, magari argomento che deve essere affrontato in uno studio di impatto acustico, naturalmente la predisposizione del progetto di monitoraggio ambientale. Sorvolerei perché di fatto c'è una linea guida specifica, linee guide per la predisposizione del progetto di monitoraggio ambientale, delle opere soggette a via che, diciamo, sono pubblicate sul sito del Ministero dell'Ambiente, all'interno del quale c'è proprio un capitolo specifico sulla componente rumore. Passando invece alla componente vibrazioni, potete vedere che per quanto riguarda i macro argomenti fondamentali che devono essere in qualche modo trattati all'interno di uno studio di impatto di vibrazioni sono, diciamo, i medesimi rispetto alla componente rumore: l'analisi dello scenario di base, la compatibilità dell'opera, le eventuali misure di mitigazione e la predisposizione del progetto di monitoraggio. Quindi, diciamo, per quanto riguarda la componente vibrazioni, anche in questo caso le analisi devono considerare la tipologia di sorgente e fondamentali le proprietà del terreno attraverso cui il fenomeno vibratorio si propaga. Come per la componente rumore, le analisi devono consentire il confronto tra lo scenario acustico e lo scenario di vibrazione prima della realizzazione dell'opera e a seguito dell'intervento di progetto, cioè un refuso nella diapositiva. E devono effettuarsi le analisi degli effetti sono in qualche modo correlati alla finalità dell'indagine. Diciamo, ci sono due, diciamo, tipologie di indagine nel campo delle vibrazioni, che sono il disturbo delle vibrazioni sull'uomo e gli effetti sugli edifici. Anche in questo caso le valutazioni sono riferite, in questo caso in mancanza di disposizioni normative nazionali, ai parametri, livelli limite o soglie individuati dalle norme tecniche di settore nazionali e internazionali. Naturalmente se c'è il rispetto delle condizioni, diciamo, di disturbo sull'uomo, naturalmente questo significa che non ci sono effetti anche sugli edifici. Quindi si individua anche in questo caso un'area di influenza, come la porzione di territorio in cui gli effetti delle vibrazioni sono potenzialmente significativi e non trascurabili, non necessariamente deve coincidere con l'area di influenza dello studio acustico, non necessariamente, e devono essere individuati anche in questo caso tutti gli elementi artificiali naturali che influenzano comunque potenzialmente interferenti il fenomeno vibratorio e soprattutto le altre sorgenti vibrazionali significative presenti in quest'area di influenza. Naturalmente devono essere analizzate in questo caso le proprietà del terreno attraverso cui il fenomeno si propaga, e un'analisi viene effettuata anche valutando gli studi, le relazioni geologiche comunque predisposte attraverso la carta geologica, sondaggi specifici che vengono effettuati.
I ricettori, anche in questo caso, devono essere necessariamente individuati cartograficamente con un codice, e quindi anche, diciamo, la lista dei ricettori deve essere presentata attraverso una tabella con un codice identificativo che è correlato al codice identificativo predisposto nella cartografia, in modo da avere una lettura comparata cartografica e tabellare della presenza e della tipologia di ricettori. Anche in questo caso vengono suddivisi per, diciamo, anche in funzione della valutazione effettiva che si va a fare. Quando andiamo a valutare il disturbo sull'uomo, è necessario individuare di ogni ricettore presente nell'area di influenza le destinazioni d'uso e le attività antropiche presenti. Quindi distinguere tra edifici abitativi, luoghi lavorativi, ospedali e case di cura, asili e case di riposo, scuole. Naturalmente il ricettore anche in funzione del periodo, diciamo, di esposizione. Queste sono le distinzioni in termini di valori limite specifici individuati dalla norma di riferimento sulla valutazione del disturbo, che è la UNI 9614. Quando si valutano invece gli effetti sugli edifici, abbiamo già detto che naturalmente se vengono in qualche modo diciamo rispettati i livelli soglia per il disturbo sull'uomo, diciamo siamo abbastanza confidenti che non avremo, diciamo, effetti, diciamo, sugli edifici. Gli effetti sugli edifici vanno valutati prioritariamente su alcuni edifici che in qualche modo appartengono al patrimonio architettonico e archeologico, quindi diciamo la cui sensibilità, diciamo, architettonica è tale da dover essere in qualche modo un campanello d'allarme. In questo caso, per questo tipologia di edifici su cui è necessario magari approfondire, diciamo, i possibili effetti delle vibrazioni, va individuata e indicata la tipologia costruttiva, lo stato di conservazione, il tipo di fondazione, le interazioni con il terreno. E i riferimenti per la valutazione degli effetti sugli edifici è la norma UNI 9916. Allora, per l'opera di cui sopra abbiamo parlato, quella opera complessa, in questo caso è individuato, diciamo, un'area di studio decisamente più piccola rispetto all'area di studio dell'impatto acustico, e in quest'area di studio vengono, diciamo, classificati i ricettori ai sensi della norma UNI 9614, quindi delle destinazioni d'uso previste nella 9614, e viene in qualche modo analizzato anche, in qualche modo riportato cartograficamente, la classificazione del terreno in termini di trasmissibilità geologica, più o meno quindi la sensibilità, diciamo, del terreno alla propagazione del fenomeno vibratorio. Vengono, diciamo, individuati i ricettori e vengono censiti anche in questo caso, individuando le caratteristiche di cui abbiamo parlato sopra. Lo scenario anteoperam. Come si caratterizza lo scenario, diciamo, anteoperam nell'ambito delle vibrazioni? Anche in questo caso vanno valutate le vibrazioni di fondo, quelle chiamate residue, quelle che esistono comunque anche prima della realizzazione dell'intervento di progetto. L'analisi dello scenario è effettuata attraverso sopralluoghi mirati o misure dei livelli vibrazionali presso i ricettori o più critici o più sensibili, o anche quelli più esposti alle eventuali vibrazioni prodotte dalla sorgente di interesse. Lo screening vibrazionale viene effettuato, diciamo, utilizzando strumentazione opportuna. Nell'ambito della norma 1.9614 vengono utilizzate delle terne accelerometriche. Molto spesso vengono utilizzate, diciamo, vengono valutate attraverso questo screening vibrazionale. Che cosa? Vengono valutate, diciamo, effettuate delle misure in punti a diverse distanze dalla sorgente, e vengono riportate quindi, diciamo, su opportuni grafici i livelli riscontrati, viene ricostruita praticamente che cosa? L'attenuazione e quindi degli effetti di vibrazione in funzione della distanza dalla sorgente, ovvero la legge di propagazione nel terreno. Per effettuare l'analisi di compatibilità dell'opera per quanto riguarda la componente vibrazione, anche in questo caso dovremmo utilizzare dei modelli, ovvero degli algoritmi di calcolo analitici, numerici e empirici, che ci permettano in qualche modo di stimare sui ricettori individuati quelli che saranno i livelli di vibrazione prodotti durante le fasi di cantiere e lo scenario post-operam. Anche in questo caso il modello deve essere descritto in maniera specifica, deve essere riportato l'algoritmo, la formula che identifica, definisce la propagazione, diciamo, delle vibrazioni all'interno del mezzo, i parametri che caratterizzano il mezzo di propagazione, i parametri che caratterizzano la sorgente.
attraverso il modello, quindi magari anche in questo caso valutato utilizzando le misure effettuate nell'ambito dello screening vibrazionale, ci permetterà di stimare i livelli di vibrazione nei ricettori individuati nell'area di influenza, sia nelle condizioni a regime e soprattutto nelle condizioni di massima emissione, che sono le condizioni, diciamo, precauzionali, che devono essere sempre utilizzate nell'ambito di una previsione di impatto. Anche in questo caso i risultati delle stime devono essere rappresentati cartograficamente, tabellarmente, e devono essere effettuati i confronti dei livelli calcolati con i limiti e le soglie previste nelle norme. I superamenti, naturalmente, dei limiti e delle soglie, naturalmente, sono il campanello d'allarme che ci indica che in quel caso ci possono essere delle criticità che devono essere comunque affrontate. Nelle fasi di cantiere, la previsione degli impatti deve in qualche modo essere corredata da una descrizione delle sorgenti in termini di tipologia delle elevazioni, dei macchinari utilizzati, del layout del cantiere, con le disposizioni delle attrezzature e della durata dei cicli di lavorazione. Anche in questo caso, come ho già evidenziato, la stima deve essere riferita alle fasi più critiche delle lavorazioni, considerando tutti i macchinari e gli impianti previsti. Possono essere, diciamo, anche effettuate delle valutazioni, diciamo, del rumore indotto dalle vibrazioni interne agli edifici, il cosiddetto rumore solido, cioè il rumore prodotto dalle vibrazioni, per esempio, degli infissi o delle finestrature, praticamente. Un rumore secondario, un rumore, diciamo, che in qualche modo si può sviluppare all'interno degli ambienti abitativi, che può essere comunque disturbante, che in qualche modo può essere anche una conseguenza delle vibrazioni prodotte dalla sorgente. Che magari può essere comunque significativo, non deve essere trascurato. Analogamente, queste sono una schermata riassuntiva che indica come vengono valutati i livelli vibrazionali delle sorgenti, che possono poi essere utilizzati, diciamo, all'interno del modello di propagazione per valutare le sorgenti di cantiere, come in qualche modo impattano sui ricettori. Mentre nello scenario post-opera, naturalmente, la stima deve essere effettuata considerando lo scenario di traffico a regime e, per quanto riguarda un'attività o un impianto, le condizioni di esercizio a regime, cioè di massima contemporaneità di esercizio, di massima emissione dei livelli di vibrazione. Anche in questo caso può essere anche non trascurabile e importante anche valutare, diciamo, il rumore indotto dalle vibrazioni all'interno degli edifici, il cosiddetto rumore solido. Per quanto riguarda la sorgente sopraanalizzata, quindi, diciamo, in quell'area di influenza indicata e individuata all'interno per la componente le vibrazioni, l'utilizzo di un modello empirico ha permesso di stabilire in funzione delle classi di trasmittività del terreno, nella più o meno sensibilità del terreno, anche, diciamo, eventuali potenziali ricettori critici in termini di sensibilità, ai sensi, per esempio, della norma U9614. E quindi cartograficamente, in questo caso, sono, diciamo, riportati le potenziali aree buffer e potenziali aree di criticità per quanto riguarda la componente vibrazioni. Le criticità cosa ci inducono? Ci inducono in qualche modo a permettere di evidenziare punti specifici o aree di territorio che devono essere in qualche modo per le quali devono essere in qualche modo previste delle misure di mitigazione. Nell'ambito della componente delle vibrazioni, i sistemi di mitigazione sono, per esempio, scegliere opportuni macchinari rispetto ad altri, definire criteri gestionali o, naturalmente, proprio degli interventi specifici sulla sorgente o lungo praticamente la via di propagazione, che può essere anche un diaframma interrato lungo il cammino propagazione tra sorgente e ricettore, o anche interventi, per esempio, di consolidamento ricettore. Tutti gli interventi individuati dal proponente all'opera che mi permettono in qualche modo di stimare un rientro nelle condizioni, diciamo, di compatibilità per quanto riguarda la componente vibrazioni devono essere comunque descritti in termini di tipologia, ubicazione e caratteristiche dimensionali di smorzamento del fenomeno vibratorio. Io avrei finito, naturalmente anche per la componente vibrazioni deve essere predisposto un progetto di monitoraggio ambientale, quindi individuate le varie fasi del monitoraggio e i punti di misura che devono essere in qualche modo definiti in termini sia di destinazione d'uso, sia naturalmente di limiti che devono rispettare, naturalmente
deve essere indicata la strumentazione di misura utilizzata, le durate, i periodi di misurazione e le frequenze che in qualche modo saranno opportune durante la fase di realizzazione dell'opera di esercizio per valutare gli effetti vibrazionali. Grazie dell'attenzione. Grazie Francesca, molto interessante. Adesso passiamo la parola a Giuseppe Marsico con i campi elettromagnetici e le radiazioni ottiche. Allora, buongiorno a tutti. Mi sentite? Mi si sente? Sì, ti sentiamo bene, Giuseppe. Perfetto, grazie. Allora, questa è una presentazione sempre sugli agenti fisici, però che riguarda, diciamo, le radiazioni non ionizzanti, che tipicamente sono rappresentate da i campi elettromagnetici e le radiazioni ottiche. Possiamo andare avanti alla seguente. Eccoci, quindi io direi di partire intanto dai campi elettromagnetici e poi dopo successivamente faremo le radiazioni ottiche. Io adesso non ho preparato una presentazione corposa per quanto riguarda le esempi presi da altre vie, perché purtroppo causa Covid ho potuto, diciamo, Non ho avuto la disponibilità di tornare in ufficio e quindi di prendere il materiale che mi avrebbe consentito di fare una presentazione più corposa, più importante da un punto di vista di esempi e di anche esemplificazioni grafiche. Però insomma cercherò di parlarvene strada facendo, verbalmente, in modo da ampliare quello che già è scritto nelle linee guida di SNPA. Quindi, parlando dei campi elettrici, dei campi elettromagnetici, partiamo dalla caratterizzazione, dalle analisi volte alla caratterizzazione dello scenario di base, quindi le analisi degli aspetti generali sullo stato dell'ambiente. Noi sappiamo che questo tipo di matrice ambientale vede come sorgenti fondamentalmente gli impianti di bassa frequenza, cioè gli elettrodotti che trasportano energia elettrica, e poi gli apparati radiofrequenza, che sono tipicamente le stazioni radiobasi, telefonia cellulare, gli impianti radiotelevisivi. Per quanto riguarda lo scenario di base, appunto, le analisi preliminari sono volte alla definizione delle caratteristiche tecniche delle opere che si vogliono installare, da una parte, e dall'altra anche alla caratterizzazione dei ricettori che insistono nelle aree in cui nelle quali gli impianti devono essere installati. La caratterizzazione degli impianti, quindi, necessita una descrizione dettagliata dei parametri, quali possono essere i parametri meccanici, elettrici, geometrici, delle linee elettriche e dei sistemi radianti. E anche alla eventuale compresenza di altre sorgenti già presenti o in fase di autorizzazione, ad esempio linee elettriche già presenti oppure impianti di radiotelecomunicazione o di telefonia mobili che sono già presenti appunto nelle aree in cui si vogliono installare gli impianti. Tipicamente questo problema diventa tecnicamente rilevante nel caso della bassa frequenza, perché le situazioni tipiche e che devono essere valutate con attenzione sono quelli come ad esempio i parallelismi tra le linee, cioè linee che viaggiano lungo un corridoio di penetrazione delle infrastrutture, oppure gli incroci che tipicamente sono caratterizzati da impianti di diversa tensione, differente tensione, quindi anche di dimensioni geometriche differenti, che in certi punti possono passare l'uno sotto l'altro, quindi creano degli veri e propri incroci tra le linee, oppure i cambi di direzione di una linea stessa. E queste fattispecie sono importanti da verificare perché modificano, cioè creano per il principio di sovrapposizione degli effetti una modificazione del livello di emissione degli impianti rispetto alla situazione in cui gli impianti emettano da soli, senza la presenza degli impianti già presenti. Possiamo passare alla slide successiva.
I parametri tecnici che devono essere valutati sono necessari per il, diciamo, nel caso della bassa frequenza, ad esempio, per il calcolo della proiezione a terra della fascia di rispetto dell'opera. Per chi non ha dimestichezza con queste materie, fondamentalmente la fascia di rispetto non è altro che la proiezione a terra, quindi bidimensionale, quindi è una fascia, nel caso delle linee elettriche, diciamo, l'insieme dei punti, del volume, diciamo, tutto il volume di intorno alla linea elettrica, all'interno del quale sono presenti dei valori superiori a quelli, diciamo, di legge. Quindi questo volume viene, diciamo, proiettato a terra e si viene a creare una fascia di rispetto, che è una fascia di prima approssimazione. Quindi le caratteristiche tecniche servono appunto a alla verifica di questo calcolo. Chiaramente nel caso delle situazioni complesse di cui abbiamo parlato prima e di particolare criticità, serve anche un calcolo esatto della fascia di rispetto di questa opera, e qui si rimanda appunto al decreto ministeriale del 29 maggio 2008 del Ministero dell'Ambiente, che, diciamo, è esemplificativo e, diciamo, esaustivo in tutte queste situazioni di criticità. Nel caso degli impianti a radiofrequenza, chiaramente c'è una semplice sovrapposizione degli effetti. E le analisi, quindi, dicevamo, prevedono delle definizioni di scenari differenti, scenari di esposizione, a seconda di varie possibilità eventuali di attraversamento degli impianti del territorio, oppure di ubicazione delle antenne radianti. Per quanto riguarda la bassa frequenza, gli elettrodotti, è necessario che il proponente fornisca, diciamo, il calcolo esatto del flusso di potenza, quindi della corrente che circola negli impianti, perché questa è accademia, sappiamo benissimo che una modificazione, qualunque modificazione dell'architettura della linea elettrica comporta una differente, diciamo, distribuzione dei flussi di potenza, e quindi chiaramente ciò corrisponde anche a una diversa, una diversa emissione dei campi magnetici ed elettrici. Questo basta che, insomma, chi ha fatto studi di elettrotecnica, basta che, diciamo, pensa un attimino per esempio al teorema di Thevenin e si rende conto che quanto sia, diciamo, possa variare possono variare in un ramo le correnti a seconda di una modificazione dell'architettura della rete. Possiamo andare avanti sull'altra. Grazie. Chiaramente queste analisi degli effetti dei campi magnetici ed elettrici ed elettromagnetici in caso di alta frequenza devono tener conto degli effetti sull'uomo e sugli ecosistemi. Questa è una materia di frontiera, perché, diciamo, non si hanno ancora delle risultanze certe, dei risultati definitivi su questo argomento, ovvero della pericolosità di questa matrice ambientale, cioè dei campi elettromagnetici. Però chiaramente il proponente deve tener conto di quello che è lo stato dell'arte in primo analisi, e sicuramente anche di quelli che sono i valori limiti di legge vigenti nel nostro paese. Possiamo andare avanti. Per quanto riguarda la caratterizzazione invece dei luoghi in cui insistono gli impianti, chiaramente questo deve essere fatto con grande accuratezza, soprattutto in relazione all'individuazione dei ricettori sensibili. I ricettori sensibili sono chiaramente quelli abitativi, e chiaramente anche quelli, soprattutto con particolare attenzione, quelli che sono le aree di gioco per l'infanzia, gli ambienti scolastici. E comunque, in ogni caso, come riporta la normativa vigente, quei luoghi adibiti a una permanenza non inferiore a 4 ore giornaliere. Questo sia per quanto riguarda i campi elettrici e magnetici a bassa frequenza che gli impianti a radiofrequenza per i campi elettromagnetici.
c'è da osservare a questo proposito che per quanto riguarda la radiofrequenza, il legislatore è stato molto più chiaro, nel senso che ha stabilito anche come ci si deve comportare, come devono essere valutati anche le pertinenze esterne, ad esempio i giardini, ad esempio gli orti, tutto ciò che è esterno ma però che è abitabile. Quindi ha dato dei criteri abbastanza precisi. Sui campi, sui campi in bassa frequenza per gli elettrodotti, diciamo, c'è solo questa indicazione sui luoghi adibiti a permanenza inferiore alle 4 ore. Quindi qui va valutato caso per caso, diciamo, secondo il buonsenso, quali sono questi luoghi, perché chiaramente se uno ha una tenuta di un ettaro è chiaro che non potrà soggiornare, cioè per 4 ore ovunque, però chiaramente magari nelle aree attrezzate, in quelle aree che normalmente vengono abitate, sicuramente quelle sono da considerare, diciamo, dei ricettori. Nella caratterizzazione di questi luoghi chiaramente devono essere è necessario che il proponente faccia anche dei sopralluoghi, questo come diciamo regola generale per qualsiasi matrice ambientale, e appunto acquisista anche le seguenti informazioni, appunto la descrizione, la destinazione, l'uso dei luoghi, lo stato dei luoghi, e chiaramente tutto deve essere georeferenzializzato con documentazione fotografica, e deve essere anche, diciamo, valutato quali sono le altezze dei piani abitati e dove sono effettivamente abitati, quindi sempre per il discorso della permanenza superiore a 4 ore giornaliere. Possiamo andare avanti. Quindi queste analisi alla valutazione dei livelli emessi di campo elettrico, di campo magnetico o di campo elettromagnetico per quanto riguarda la radiofrequenza, e la valutazione della fascia di rispetto, come abbiamo detto precedentemente, cioè come una proiezione a terra del volume che racchiude tutti i punti in corrispondenza dei quali sono superati i valori limite per la bassa frequenza. Per l'alta frequenza, cioè per la radiazione, per le stazioni radiobase, c'è, diciamo, il concetto di volume di rispetto, che è praticamente la stessa identica, è praticamente uguale, seppure non c'è chiaramente, non è previsto la fascia di rispetto, perché le antenne sono sorgenti puntuali, mentre le linee elettriche sono sorgenti longitudinali. E chiaramente devono tener conto anche delle sorgenti già presenti sul territorio. Quindi sappiamo che chiaramente la fascia di rispetto è una distanza di prima approssimazione, cioè una fascia che ci dà un'indicazione cautelativa, e nel caso in cui siano presenti dei ricettori all'interno di queste fasce deve essere svolto uno studio più approfondito sul, diciamo, tridimensionale, quindi non una prima approssimazione, una proiezione a terra, ma effettivamente uno studio del volume di rispetto reale dell'impianto. Possiamo andare avanti, penso, nella prossima slide. Queste valutazioni chiaramente devono essere effettuate tramite software previsionali, e deve essere riportate tutte le caratteristiche tecniche principali del modello di calcolo, l'algoritmo che viene utilizzato, i dettagli dei dati di input, che sono molto importanti, perché questo ci danno anche la configurazione, ci danno idea di come è stato impostato il calcolo, tipo ad esempio per le linee elettriche, come sono state caratterizzate, come è stata caratterizzata la catenaria, ai parametri che caratterizzano la sorgente, alle condizioni al contorno, chiaramente, e la procedura che viene applicata. C'è da dire a questo proposito che mentre per il campo in bassa frequenza è necessario valutare separatamente il campo elettrico e il campo magnetico, perché sono a quelle frequenze indipendenti, cioè disaccoppiate, e generalmente per i campi per la radiofrequenza si utilizza per, diciamo, praticità e tecnica semplicemente il campo elettrico. Perché? Perché alla radiofrequenza, quando si è sufficientemente lontani dalla sorgente,
il campo elettrico e il campo magnetico sono legati da una relazione di proporzionalità, quindi conosciuto il campo elettrico, una volta noto il campo elettrico, è possibile ricavare anche il campo elettromagnetico semplicemente tramite un coefficiente di proporzionalità. Questo vale naturalmente dove non ci sono onde lunghe, per esempio le radio, le emissioni radio a onde lunghe, le AM, dove tipicamente devono essere valutate il campo elettrico e il campo magnetico separatamente, perché nelle vicinanze siamo ancora nel campo vicino e quindi non c'è ancora la formazione di onda elettromagnetica. Ma questa è accademia, qui si rimanda chiaramente alle equazioni, alle note equazioni di Maxwell dell'elettromagnetismo. Possiamo andare avanti con la slide successiva. Per quanto riguarda la bassa frequenza, ciò che è tipicamente da valutare con attenzione è il campo magnetico, perché i valori di campo elettrico, per via della scarsa interazione con l'uomo, che è stato valutato, il campo magnetico è invece l'aspetto più importante da valutare, tant'è che le fasce di rispetto sono riferite esclusivamente al campo magnetico. Per quanto riguarda le situazioni complesse o di particolare criticità di cui abbiamo già parlato, è necessario effettivamente spesso procedere al calcolo esatto della fascia di rispetto lungo le sezioni della linea, proprio per consentire una corretta valutazione. Possiamo andare avanti. Per quanto riguarda invece le radiazioni ottiche, adesso abbiamo finito i campi elettromagnetici, possiamo parlare delle radiazioni ottiche. Questa è una matrice di frontiera, cioè nel senso che è una matrice poco valutata nelle studi di impatto ambientale, anche perché non è presente ancora una normativa, di settore consolidata. Abbiamo semplicemente delle leggi regionali con relativi regolamenti che danno delle indicazioni per quanto riguarda fondamentalmente e soprattutto gli osservatori astronomici, cioè il problema della luce naturale, della brillanza della luce notturna. La radiazione luminosa, quindi ogni radiazione luminosa comporta dei problemi di inquinamento, inteso come livelli di illuminazione, di alterazione dei livelli di illuminazione naturale, soprattutto di notte, grazie dovuta all'irradiazione della luce artificiale, e anche all'inquinamento ottico, detta luce intrusiva, intesa come una forma di radiazione artificiale diretta, quindi dove non dovrebbe, dove potrebbe o non dovrebbe andare, nei confronti degli ecosistemi o anche di persone o animali. Possiamo andare oltre. Quindi, per quanto riguarda l'inquinamento luminoso, è una materia che riguarda appunto l'inquinamento luminoso riguarda gli aspetti illuminotecnici, cioè il rispetto di quei parametri di progettazione, della buona progettazione, che evita appunto questa alterazione della brillanza notturna della brillanza notturna del cielo, e quindi una scarsa possibilità da parte degli osservatori astronomici di compiere le osservazioni del cielo notturno. E quindi per questo motivo c'è tutta una un'ampia letteratura tecnico-scientifica che riguarda la buona progettazione, e quindi sulla buona scelta degli apparecchi illuminanti e della loro corretta progettazione nell'ambito della progettazione di natura illuminotecnica. Tanto per fare un esempio, per quanto riguarda la scelta dei dispositivi, le norme tecniche danno delle indicazioni sul flusso luminoso, sull'efficienza luminosa, sulla curva fotometrica, sulla temperatura di colore, sull'indice di resa cromatica e quanto altro. E questa c'è una letteratura veramente vasta, e questo è tipicamente qualcosa che ha a che fare con la progettazione degli impianti di illuminazione. Possiamo andare avanti.
Beh, queste sono cose che ho già fondamentalmente ho visto. Chiaramente ciò dove c'è una, questo dovrebbe essere valutato soprattutto in quelle appunto dove ci sono gli osservatori astronomici, ma anche nelle aree naturali, nelle aree protette, nelle aree di, comunque in quelle aree di, con un elevato valore ambientale o culturale o sociale, e chiaramente individuate dalle autorità competenti locali. Diciamo che infatti tecnicamente le normative regionali riguardano principalmente gli osservatori astronomici, anche se alcune di queste leggi regionali, come per esempio quella del Lazio, sono molto più avanzate, riguardano anche aspetti di risparmio energetico, quindi di scelta della qualità degli corpi illuminanti. Possiamo andare avanti. Per quanto riguarda invece l'inquinamento ottico, quindi l'interazione, quindi gli effetti sulla fauna, sull'uomo e sulla fauna delle radiazioni ottiche, bisogna anche questa è ancora più di frontiera, perché bisogna tener conto di tutti i ricettori impattati nella realizzazione degli interventi. E quindi gli effetti sugli ecosistemi, sulle specie biologiche. Tutto ciò appunto non è normato neanche da norme tecniche come possono essere quelle sull'inquinamento luminoso, ma sono studi di frontiera, quindi bisognerebbe tener conto degli aspetti della letteratura scientifica più avanzata. Tipicamente questi sono aspetti che vengono trattati non su una matrice specifica, quindi non c'è un capitolo specifico, ma c'è piuttosto degli aspetti che vengono valutati nella componente fauna, natura, degli studi di impatto ambientale. Quindi è qualcosa che diciamo ha un carattere multidisciplinare. In genere queste valutazioni dovrebbero essere considerate soprattutto per l'inquinamento luminoso piuttosto che per l'inquinamento ottico, tramite modelli di calcolo che consentono di valutare le entità, quindi di calcolare le emissioni nelle varie aree diciamo soggette a questa pressione e di questa matrice ambientale. Quindi io penso di aver finito la mia presentazione. Vogliamo vedere se ci sono delle... Allora, vedo un po' delle... Dunque, la prima domanda è indicare software previsionari per gli impianti elettromagnetici. Sì, Giuseppe, prego. Chiedo scusa. Facciamo parlare prima Fabrizio e poi alla conclusione del suo intervento potrete rispondere a qualche domanda. Va bene? Okay. Intanto ti ringraziamo per lo sforzo che hai fatto di concentrazione. Grazie. Nonostante la tua condizione. Grazie. Prego. Adesso diamo la parola quindi al collega Fabrizio Borsani con questo interessante contributo sul rumore subacqueo. Grazie. Bene, quindi io provo a condividere lo schermo. Voi mi dite se si vede, ok? Si vede perfettamente, Fabrizio. Vai. Ti sentiamo anche. Allora, grazie. Il rumore subacqueo è un argomento che... entra nel mondo civile a partire dal 1989, la fine del 1989, con la caduta del muro di Berlino. Prima di questa data è un argomento di pertinenza strettamente militare, per cui non viene considerato. Tutti voi vi ricordate sicuramente Jacques-Yves Cousteau, che diceva il silente mondo degli oceani. Niente di più falso, perché in realtà per quanto riguarda le onde meccaniche, quindi il rumore, i suoni, sono il modo principale per trasmettere un'informazione sott'acqua, in quanto fino a 200 metri sott'acqua arriva la luce e poi si estingue. Quindi il 99,9% dei mari è soggetto a una trasmissione di qualsiasi tipo di informazione per via meccanica, quindi acustica. Per quanto riguarda l'ambiente subacqueo, sia in ambiente marino che acqua dolce che limitrofe, valgono quindi tutti i criteri che valgono anche in aria, con la semplice differenza che mentre in aria il suono si propaga a una certa velocità, circa 300 metri al secondo,
in acqua arriva a 1500 metri al secondo, quindi 5 volte tanto e 5 volte più veloce. Quindi a partire dal 1989, che sono 25 anni fa, si è cominciato a considerare, adesso io devo vedere dov'è la mia presentazione e invece dov'è lo schermo, perché se no non riesco ad andare avanti. Infatti, aspettate perché non so come si fa ad andare avanti la... Fabrizio, lo puoi fare la tastiera con le freccette oppure con il mouse. Eccoci, fatto. Allora, per un inquadramento generico, che è quello che farò oggi, di come diceva, questa matrice di frontiera, come la chiama il mio collega Giuseppe, mi avvalgo di una pubblicazione che è uscita un mese fa, Duarte et al. Su Science, che si chiama Soundscape dell'Antropocene. L'Antropocene ovviamente è il periodo in cui ci troviamo noi. Nel panorama acustico, detto anche Soundscape, che vale a livello naturale, ci sono tre elementi che sono quello, il rumore, i suoni prodotti dagli animali, pesci, cetacei e invertebrati, e quelli, i rumori prodotti dal substrato, quindi dai terremoti, dai movimenti tellurici, dal vento, dalla pioggia e in ultima, come ultima contribuzione a partire circa dal 1850 con l'invenzione delle navi a vapore, quello introdotto dall'uomo, quindi di origine antropica. Nell'antropocene invece ci sono una moltiplicazione di questi rumori con l'aggiunta di componenti che vengono dall'aria, per esempio gli aerei, le paleoliche, il rumore in aria delle navi e il rumore in aria delle infissioni di pali che servono a sostenere le massicciate dei porti, gli impianti di perforazione e di esplorazione di idrocarburi, le estensioni e le dighe costiere e in particolare, in ultima battuta, le paleoliche. Inoltre ci sono fortemente stagionali e comunque localizzati nel tempo le operazioni di pesca, eventuali prospezioni sismiche, che è questo aggeggino qui in mezzo, e in maniera abbastanza puntiforme, visto che le esercitazioni navali sono costose, l'apporto delle navi militari. Ci sono due scenari che vengono considerati possibili in futuro, quello verso il quale ci stiamo purtroppo indirizzando recentemente, negli ultimi 10 anni, con l'avvento delle cosiddette energie rinnovabili e delle autostrade del mare e soprattutto con l'apporto del cambiamento climatico, che vede una riduzione dei ghiacciai, una instabilità climatica con venti più forti e tempeste frequenti, quindi che generano un rumore di fondo fortemente innalzato. Traffico navale aumentato perché si predilige il vettore navale rispetto a quello terrestre per i trasporti tra un paese e l'altro, una sovrapesca che è già attuale come problema, lo sviluppo delle energie rinnovabili che hanno una forte componente rispetto alle paleoliche in mare, la biodiversità quindi ridotta perché vengono ridotti gli ambienti in cui si può sviluppare, sia a livello costiero, per esempio nel Mediterraneo, nelle foreste di Posidonia, sia a livello più pelagico, dove si trovano le barriere coralline. Un'ulteriore recente pressione è data dall'estrazione minerale.
Fabrizio, puoi riattivare il microfono, per favore? Si è disattivato. Ok, adesso? Ti sentiamo, grazie. Ok, dicevo che l'ultima delle pressioni emergenti è quella dell'attività di estrazione mineraria sul fondo marino, che è una decina d'anni che è apparsa nel panorama delle pressioni, è in via di forte sviluppo perché evidentemente la Terra è già stata, la parte emersa del pianeta è già stata abbastanza sfruttata. Nello scenario nel quale invece ci si vuole indirizzare è quello di un rumore sostenibile con il traffico navale ridotto e incanalato verso specifiche rotte, con la costruzione e lo sviluppo di navi silenziose, in particolare di eliche silenziose, e con propulsione diversa da quella del carburante fossile. E nella parte invece subacquea le esplorazioni, le indagini si possono fare con cosiddetti AUV, Autonomous Underwater Vehicle, autonomi e silenziosi, qui ho messo uno spazio in più nella riga, prospezioni sismiche che non vengono fatte con navi che trainano sensori e air guns, ma con sistemi di a vibrazione, cosiddetti vibrosays, appoggiati sul fondo, e per quello che riguarda lo sviluppo delle rinnovabili in mare, basandosi su turbine eoliche, quindi paleoliche, che continueranno a produrre rumore in aria, ma essendo galleggianti non trasmettono il rumore in acqua, lo trasmettono in maniera diversa e comunque non lo trasmettono al substrato. Adesso provo ad andare avanti, non ci va. Cos'è che dovevo fare per andare avanti? Puoi farlo da tastiera con le frecce oppure con il mouse. Ok, è andato. Allora, per quanto riguarda l'impatto ambientale, è tutto in fase di costruzione, come dice il mio amico Marsico, in una questione di frontiera, si è all'inizio della definizione di quello che è il modo in cui ci si approccia ai progetti che vanno sottoposti a VIA. È chiaro che ci sono già negli ultimi 20 anni, ma soprattutto negli ultimi 5, una serie notevole di studi che determinano che il rumore subacqueo, quindi la pressione meccanica subacquea, ha un effetto sui viventi marini. Una, forse l'unica, normativa vigente che ci obbliga a considerare questo aspetto è data dalla direttiva quadro per la strategia marina, recepita con il decreto legislativo numero 190 dell'ottobre del 2010, che si rifà a 11 descrittori, di cui l'11esimo è il rumore subacqueo, e viene aiutata e regolata da un organismo che si chiama Technical Group on Underwater Noise della Comunità Europea, del quale tra l'altro io faccio parte e sono il coordinatore. Quindi la base scientifica per definire gli impatti c'è, anche se è molto giovane, ha 5-10 anni gli ultimi studi, ma è in crescita esponenziale, e quindi ci si rifà a quello che sono alcuni step che io ho cercato di introdurre in questa normativa tecnica. Prima di tutto attraverso quello che è la definizione dell'area di influenza, che si basa sulle caratteristiche geografiche, acustiche e delle emissioni previste in seno alle attività in programma. Questo significa non soltanto gli strumenti, quindi per esempio un air gun, ma anche le navi di supporto e di prospezione, che sono fonte di forte immissione in mare. La base scientifica, quindi, che è quella più importante, è quella dell'identificazione dei recettori sensibili e l'identificazione dei criteri di esposizione acustica. Quindi, per quanto riguarda quali sono i recettori sensibili? Uno potrebbe dirsi, sì, abbiamo capito che sono balene e delfini,
niente di più falso, ci sono anche una serie di altri organismi, per esempio pesci e crostacei, per i quali alcuni tra l'altro di interesse commerciale, per i quali è dimostrata una reattività comportamentale con diversi effetti, tra questo per esempio la riduzione di alimentazione, quindi la riduzione di crescita in peso, che sono importanti, mentre sono in fase di studio gli effetti su altri organismi, tra questi bivalvi per esempio, oppure spugne, che hanno una valenza commerciale. Ci si basa ultimamente su una normativa europea che l'Italia ha recepito, che tra l'altro è descritta nella direttiva Habitat, che impone all'Italia di non disturbare i potenziali recettori sensibili, dove per esempio negli Stati Uniti e in altri paesi, soprattutto anglosassoni, il disturbo non è considerato, ma è considerato il danno a livello fisiologico o addirittura fisico, quindi l'uccisione, chiamati temporary threshold shift e permanent threshold shift. Anche qui c'è un refuso. In Italia, in generale in Europa, non è ammesso andare in giro a fare chiasso sott'acqua e che poi ammazzi gli animali. Quindi non è ammesso trovarsi delfini o balene spiaggiate in seguito a una prospezione sismica o a una costruzione di un porto. Le pubblicazioni scientifiche, che poi io elenco in fondo, si basano soprattutto su questo Southall, Brandon Southall, che nel 2007 e successivamente nel 2019 ha coordinato uno sforzo molto alto, soprattutto nel mondo anglosassone, per scrivere quali siano i criteri di riferimento. L'analisi delle pressioni, quindi quali sono gli elementi che vanno a introdurre rumore in acqua e come, che è la cosa più importante, come questi si propagano all'interno del mezzo, un po' come raccontava Francesca Sacchetti per la componente in aria. Quindi devono essere identificate e caratterizzate le sorgenti acustiche potenziali e estratti i dati con i quali si va a istruire o a costruire il modello di propagazione. Anche qui un collega, Adrian Farkash, ha fatto una overview in una pubblicazione del 2016 che ho citato. Il secondo e molto importante argomento è quello della identificazione del modello di propagazione acustica, sul quale però si potrebbero scrivere lezioni di varie ore, per cui io poi ho riportato in fondo un riferimento, non mi dilungo più di tanto su questo argomento che, come dico, potrebbe essere molto molto approfondito, ma dico soltanto che il modello di propagazione deve essere un modello calibrato e accettato dalla comunità scientifica. Quindi non si può scrivere oggi il nome di un modello e poi fra due anni doverselo rivedere. Non è possibile accettare in fase di valutazione di VIA dei modelli proprietari che non siano validati. Quindi non è possibile che io mi metta lì, scrivo un modello fatto per me e dica questo va bene, ve lo propongo. No, deve essere una cosa che è validata a livello internazionale e accettata dalla comunità scientifica. La definizione degli impatti, gli impatti, quindi calcolare le aree di impatto e definire il rischio di impatto, definire le misure di mitigazione in sismica, per esempio c'è il soft start, definire attraverso l'utilizzo di operatori MMO, PAM, Marine Mammal Observers, Passive Acoustic Mitigation, la eventuale presenza di animali nell'area di potenziale impatto. Abbiamo pensato che sia ragionevole definire lo stato ante operam con survey acustici e visivi per almeno 15 giorni lavorativi, anche non contigui, distribuiti nei 60 giorni precedenti l'inizio dei lavori, e la stessa cosa avvenga a livello post-operam. Si noti che anche qui, un po' come dicevamo dei modelli, i servizi MMO-PAM devono essere resi da operatori esperti,
ma non esperti perché lo dicono loro, ma esperti perché la loro esperienza sia dimostrabile anche attraverso certificati di abilitazione. In Italia non esiste ancora una normativa, anche se abbiamo cercato di introdurre delle best practices, che brevetti, un po' come invece avviene col tecnico acustico ambientale in aria, una persona che si occupi di questa materia. Esistono vari tipi di abilitazione, JNCC, scozzese, tanto per dirne una, ma non sono riconosciuti in Italia. L'esperienza deve essere a livello regionale, quindi io non posso prendere un brevetto in Scozia e usarlo in Italia, come non posso prendere un brevetto in Canada e usarlo in Italia, perché evidentemente le specie di interesse, le caratteristiche meteomarine, le caratteristiche geografiche saranno diverse e peculiari per ogni regione. Queste sono le pubblicazioni che vi potete andare a studiare. Vi consiglio una cosa molto importante. Tutto questo ovviamente parla soltanto di acustica subacquea, ma ci sono i cosiddetti effetti cumulativi. Se io per esempio sto costruendo una condotta e poi attaccanto ci passano le rotte navali dei traghetti estivi e poi a questo si aggiungono anche le barche da diporto a Ferragosto, ovviamente devo calcolare tutto questo come un'accumulazione di pressione che può generare degli effetti negativi, e quindi questo deve essere preso in considerazione in fase di scrittura del progetto da parte del proponente, perché ovviamente cambia a livello di stagioni e di aree e di durata dell'intervento. Voglio segnalare che nel 2011 con la collega Cristina Farchi ci siamo sforzati di scrivere un papiro lungo 120 pagine che fa un po' da libro di didattico per questa parte del rumore. L'abbiamo pubblicato come ISPRA e è in italiano, perché abbiamo visto che la barriera fondamentale per la comprensione dei trattati di questa materia è data dalla lingua. Quindi questa invito i eventuali proponenti a leggersi questa pubblicazione costruita in tre parti, che è sicuramente disponibile online, se no può essere richiesta al servizio agenti fisici dell'ISPRA, dottoressa Sacchetti, perché spiega il perché e il per come di tutto quello che vi ho raccontato, e soprattutto spiega il come, il che cosa e il quando nella stesura di un progetto che abbia dei potenziali effetti sul rumore subacqueo. Ho finito e ho messo il nome giusto nella diapositiva finale. Grazie Fabrizio, ti ringraziamo, e anche perché insomma questo periodo è difficile un po' per tutti, per alcuni di noi un po' di più, quindi vi ringraziamo per lo sforzo e la concentrazione, e soprattutto per averci dedicato insomma il vostro tempo oggi, insomma nelle condizioni particolari in cui alcuni di noi insomma stanno in questo periodo. Vi chiederei adesso di rispondere almeno ad una domanda ciascuno, e quindi di sceglierla all'interno della chat e di dare delle risposte. Poi per tutte quante le altre, come facciamo solitamente, potremo rispondere in un secondo momento e pubblicheremo tutto sul nostro sito ISPRA. Se Francesca è pronta, le passo la parola, o anche Giuseppe, chi di voi preferisce, ecco. Ok, io sono pronta. Allora, guardo un attimo le domande che sono arrivate. Allora, rispondendo alla prima, in ordine cronologico, praticamente dice, la domanda chiede: nel campo della valutazione dell'impatto acustico rientrano in qualche modo anche requisiti acustici passivi? Generalmente nelle valutazioni non sono considerati requisiti acustici passivi. Fermo restando che le norme, i regolamenti di esecuzione delle infrastrutture di trasporto, ferrovie e strade, prevedono anche dei limiti acustici all'interno delle abitazioni che devono essere rispettati nel momento in cui non sono rispettati in facciata. Quindi teoricamente il proponente dell'opera
valuta praticamente tutti quelli che sono gli interventi o sulla sorgente o lungo la via di provocazione, quindi le barriere che permettono di rientrare nelle incompatibilità ambientali, quindi di rientrare nei limiti acustici, laddove permangano criticità, diciamo, nelle fasi, diciamo, di monitoraggio post-operam, possono essere previsti a valle della predisposizione degli interventi di mitigazione anche delle valutazioni specifiche all'interno dei ricettori per valutare il rispetto di quei limiti acustici interni. Quindi bisogna entrare nelle case delle persone. E quindi nel caso non siano rispettati, naturalmente il proponente deve agire mettendo, diciamo, in atto degli interventi al ricettore che prevedano il rispetto di quei limiti. Laddove non sono previsti dei limiti interni, come per, in questo caso per le infrastrutture di trasporto, strade e ferrovie, come per esempio per le infrastrutture aeroportuali o anche per le altre attività e gli altri impianti, magari nelle fasi di post-operam, quindi nelle fasi di monitoraggio post-operam, laddove persistano comunque dei superamenti in facciata, il proponente, diciamo, può effettuare, diciamo, delle valutazioni per verificare il rispetto di quei requisiti acustici passivi che sono previsti dalla norma. Naturalmente sono dei requisiti acustici di progettazione, quindi devono essere in qualche modo valutati e previsti nell'ambito della progettazione dell'edificio. Quindi questo è tanto. Quindi si rimanda, diciamo, a una fase di progettazione, di valutazione post-opera nell'ambito del monitoraggio. Il fondamentale deve essere il rispetto dei limiti in facciata. Laddove non è previsto questo, ci sono naturalmente anche delle possibilità, diciamo, successive. Grazie. Posso anche Francesca rispondere a un'altra domanda velocemente, che è quella successiva, che mi chiede se anche all'interno delle fasce di pertinenza acustica strade valgono i limiti di classificazione acustica. Sì, naturalmente, la classificazione acustica vale sempre per tutte le altre sorgenti che non sono l'infrastruttura stradale, nel senso che vale per le altre sorgenti, per esempio per gli impianti o delle attività specifiche che comunque producono rumore anche all'interno di quelle fasce di pertinenza, ma che in questo caso non sono fasce di pertinenza per le attività in questione, ma sono della strada. È solo la strada che in qualche modo deve rispettare i limiti delle fasce di pertinenza. Quindi nell'ambito della valutazione di impatto di una strada, nelle fasce di pertinenza ci disinteressiamo della classificazione acustica, ci interessa la classificazione acustica al di fuori delle fasce stesse. Molto chiaro, grazie Francesca. E chi vuole rispondere? O Giuseppe o Fabrizio, a seconda? Posso fare io, velocissimamente. Certo, grazie. Mi pare, da quello che ho visto, che le domande fossero fondamentalmente due. Una riguardava i software da utilizzare, invece ce ne sono diversi. Noi in ISPRA abbiamo WinEDT, che è un software commerciale, ma ce ne sono anche altri. Quello dipende uno che cosa deve fare, a che cosa gli serve. E poi l'altra domanda riguardava le fasce di rispetto, in particolare se le fasce di rispetto devono valutare anche, se devono essere valutate anche nel caso di centri commerciali o comunque di ambienti di lavoro. La risposta è affermativa, sì, perché gli ambienti di lavoro sono ambienti di vita, seppur anche regolamentati da normativa di settore a parte, che appunto i campi elettromagnetici negli ambienti di lavoro, ma è un aspetto diverso, nel senso che la popolazione, cioè il lavoratore che è all'interno di un ufficio, un negozio, un centro commerciale, quello è un ambiente di vita, è popolazione, e quindi deve essere, tipicamente permane più di 4 ore in quell'ambiente e deve essere, tutelato esattamente come in qualunque altro ambiente. Gli aspetti invece della sicurezza del lavoro riguardano, per esempio, appunto del decreto legislativo 81 del 2008, riguarda l'esposizione per motivi professionali a determinati livelli di campo elettromagnetico, e quindi c'è un'altra, tipo di valutazione che riguarda appunto la sicurezza sul lavoro. In ogni caso la fascia di rispetto deve essere valutata anche negli ambienti di lavoro. Bene, grazie. Prego. E Fabrizio, se ti va di rispondere alle ultime due domande. Rispondo alle ultime. Sì. Sì, rispondo a una domanda che in realtà ne contiene due, da Sbrizia a tutti, credo. E la domanda contiene due domande. Dice, per rumore subacqueo ci si riferisce principalmente a mari e oceani?
Sì, per adesso, perché la direttiva quadro strategia marina è, come dice il nome stesso, per la strategia marina. Però, visto che la direttiva quadro strategia marina dice che bisogna recepire tutta la normativa dell'Unione Europea preesistente, che tra questa normativa esiste la cosiddetta direttiva quadro acque, Water Framework Directive, sì, per praticità si estende tutto quello che si dice rispetto al mare, quindi TG Noise, lo estendiamo anche alle acque dolci e alle acque limitrofe. Le acque dolci intese come laghi, fiumi, torrenti, dighe, invasi idroelettrici, qualsiasi cosa che presenti un volume d'acqua e contenga della vita. Per quello che riguarda invece gli impianti fotovoltaici flottanti su laghi artificiali, che è una cosa complicatissima, io non ne ho ancora visto uno, ne ho visti in mare ma non ne ho visti in laghi artificiali, bisogna vedere se il lago artificiale contiene qualcosa che si muove e che abbia una valenza biodiversitaria o commerciale, perché se è artificiale già lo vedo messo male. Credo che sia una cosa che va valutata di volta in volta. In particolare, in questo campo e in accordo con il Ministero dell'Ambiente, che adesso ha cambiato nome, e con il comparto VIA, si è sempre cercato di valutare caso per caso, anche perché i casi sono così pochi che ci si può permettere il lusso di andarli a studiare e rispondere in maniera, come si dice, adeguata ad ogni singolo quesito. Ho finito. Bene, e io direi che è il caso di chiudere, perché insomma abbiamo anche già sforato il tempo a noi concesso, però la giornata di oggi è stata molto interessante, anche perché gli agenti fisici e tutto quello di cui ci avete parlato, insomma, sono degli argomenti molto specifici che non sempre si ha modo di poter riscontrare anche, come dire, in dibattiti pubblici. È un dispiacere per quanto mi riguarda non poter avere un confronto come avremmo potuto fare in presenza durante una conferenza, perché ecco, la parte più interessante poi sono proprio le domande e il dibattito che si crea alla fine di tutte le conferenze. Però diciamo, il momento storico che stiamo vivendo è questo, e quindi per fortuna ci sono questi mezzi informatici che ci consentono di comunicare. Io vi ringrazio, ringrazio i nostri relatori che oggi ci hanno portato dei contributi veramente molto interessanti. Vi rinnovo l'appuntamento quindi per venerdì con la valutazione di impatto sanitario e l'ultima giornata conclusiva con la valutazione di incidenza il prossimo mercoledì 31 marzo. E lasciateci sempre un feedback alla nostra mail che trovate in fondo alla pagina dei webinar ISPRA, lasciate un feedback via chiocciolaisprambiente.it. Grazie a tutti e a presto.